terra, cancia suonata e ben a guerra, i saracini spuntano d'umare, se picciotte non sanno che fare. Vetrina News vi porta sui Nebrodi. Andiamo a Tortorici, dove la festa di San Sebastiano ha catturato l'attenzione sia dei tortoriciani, ma da gente proveniente da tutta la regione. Nel centro ricense è festa già da Capodanno, ma il 20 e il 27 gennaio sono state vissute due grandi giornate di festa. A raccontarcelo con noi Marica Romeo. Buonasera a tutti. Che salutiamo e invitiamo a raccontarci queste giornate speciali per Tortorici, giornate che cominciano comunque già a Capodanno. Sì, il primo gennaio inizia la festa, già di primo mattino tanti giovani volenterosi salgono sull'antico campanile della chiesa Santa Maria Assunta e da lì viene suonato il campanone di San Sebastiano, che è stato ritrovato durante una processione nel torrente Calagni. E poi c'è una processione che fa da prologo ai due giorni di festa. Sì, sì, c'è la processione della Bula, che sono proprio mazzetti di Dise e stanno a ricordare proprio la ricerca di San Sebastiano durante il suo martirio. Che furono due martiri. Sì, sì, furono due martiri, però il primo è quello là con le frecce, dove lo vediamo raffigurato. Giorno 20, già dalle prime ore del mattino, tu quando vai in giro vedi i cosiddetti nudi, i devoti, e siamo nudi, veniamo chiamati nudi proprio perché raffiguriamo la nudità e la purezza di San Sebastiano durante il martirio, perché è stato proprio denudato dalle sue vesti. Siete vestiti tutti di bianco? Sì, sì, donne, bambini, adulti, e nonostante ci sia freddo, neve, ghiaccio, grandine, il santo esce dalla sua chiesa. Si ricorda qualche episodio particolare, di un freddo intenso, qualche edizione curiosa particolarmente? Allora, quello che mi ricordo io è stato un anno, io ho 27 anni, non mi vergogno a dirlo, ed è 27 anni in vesto di bianco, ed è stato un anno proprio che c'è stata tanta grandine, una volta uscito dalla sua chiesa a fine di grandinare, e noi abbiamo continuato la processione per come doveva essere. È un momento particolare di questa prima giornata, il 20. Allora, il 20, il momento più particolare è quando usciamo dalla chiesa, una volta arrivati al torrente Calagni, lì si dice il Te Deum di ringraziamento, dove noi fedeli, devoti, ma soprattutto i preti chiedono la grazia al Signore, a San Sebastiano. E per 7 ore la prima domenica vi accostate a San Sebastiano, ma poi ci si ritorna la domenica successiva. Sì, sì, poi torniamo la domenica successiva, perché il 20, essendo che il paese di Tortorici è abbastanza ampio e grande, il 20 si fa la parte bassa del paese, quindi il torrente Calagni, il passaggio nel fiume, cioè quello che non ho detto prima è la parte clou del torrente Calagni, a parte il Te Deum, la benedizione, è proprio il passaggio nell'acqua, noi a piedi nudi, nell'acqua gelida. E la cosa sarà bella, sarà un miracolo, non lo so, è che quando noi usciamo dall'acqua i piedi sono caldi, cioè non sentiamo freddo, non caldi. Non si ha la percezione del freddo? No, no, assolutamente, ma per tutta la giornata è così, perché comunque tu, almeno io parlo per me, ma parlo anche per altre persone, perché ne conosco tante, lo facciamo con amore, cioè tu una volta che lo vedi lì, è quello. È anche una festa che unisce Tortorici. Tortorici è una cittadina dalle mille contrade, sì, ma per l'occasione è una grande festa per tutti, anche se in due domeniche diverse. Sì, sì, è una grande festa per tutti. Le contrade sono 72 e quindi tu quel giorno, in quei giorni di festa, vedi tutta la comunità unita. A partire dal giorno 13, poi la processione dell'alloro, proprio che sta a ricordare l'alloro, il martirio, l'albero dove San Sebastiano è stato trafitto dalle frecce, quindi poi c'è la fuidina dell'avara, la cosiddetta fuidina dell'avara. Sono tante cose che comunque uniscono il paese
e tu cioè stai lì e sei contento perché comunque vedi la serenità e la felicità in quei giorni, ecco. La fuitina, ecco, soffermiamoci sulla fuitina. Episodi particolari ce ne sono stati sicuramente da raccontare. Sì, sì, gli episodi sono tanti, i giorni sono tanti. La fuitina dell'Avara si fa 2 giorni prima di giorno 20 e sta a significare proprio il trafugamento delle reliquie di San Sebastiano dalle catacombe. Quindi i devoti o non devoti vanno in chiesa, rubano tra virgolette l'avara e la portano nella chiesa del Santissimo Salvatore. E durante quella serata vengono benedetti i panitti. Perché i panitti? Perché i panitti stanno a significare quando San Sebastiano portava da mangiare i carcerati, perché come sappiamo lui era un soldato romano, un centurione romano, e di nascosto andava a portare da mangiare ai carcerati. Quindi questo episodio sta a significare proprio il donare agli altri quello che non potevano avere. Durante questa festa i momenti, cioè i prodotti tipici che ci sono in evidenza sono la usetta pasta reale, i tanti dolci e la nocciola, perché comunque sappiamo che i nebrodi sono ricchi di nocciole, e poi la famosa pasta di San Sebastiano, che è una pasta fatta con della glassa di zucchero, il savoiardo, è una particolarità che si fa spesso, però durante quei periodi di festa, quel periodo di festa è abbastanza, cioè lo fanno, ecco. Qual era la verba, ecco, che fa resistere queste tradizioni? Ma secondo me, a parte la fede, comunque la devozione è la grande forza di volontà, perché comunque secondo me le tradizioni, tu con le tradizioni ci nasci, ci cresci e poi ci vai a morire, te le porti dentro sempre. Per San Sebastiano c'è anche un inno particolare. Sì, sì, abbiamo l'inno di San Sebastiano che proprio si sente risuonare e cantare durante le serate del vespro, delle messe, durante il giorno di festa.
San Sebastiano è il patrono di Tortorici, ma anche di Barcellona, di Mistretta, di tanti altri centri della Sicilia. Ma perché quella di Tortorici è una festa caratterizzata per la sua unicità? Io dico sempre che ogni paese ha la sua festa, ogni santo ha i suoi devoti. E quella di Tortorici, diciamo, che è particolare, forse perché è proprio quella che, cioè, da quello che comunque ho letto io e so, è quella che dura di più rispetto alle altre, nulla a togliere alle altre feste, però è quella che dura di più, ha più passaggi. Questo tradizionale del balletto viene fatto sia nella chiesa di San Nicolò, giorno 20, ma quello più particolare è proprio quello dell'ottava. Sono tre giri di piazza. Una volta lo si faceva correndo e in mezzo c'era la statua del re. Entravano in chiesa, riuscivano per chiedere le grazie. Invece lo facevano correndo. Invece un giorno, arrivati proprio per l'ottava a Santa Maria nella chiesa, hanno visto che c'era del ghiaccio a terra, quindi non lo potevano fare correndo. Cosa hanno fatto? C'era la banda che suonava il tradizionale inno, quello di quando balla San Sebastiano, e quindi l'hanno iniziato a far ballare, e così è nato i tradizionali giri di ballo, di balletto. E allora, viva San Sebastiano! Viva San Sebastiano sempre!
Aspetta, il braccio appagnato lo vado a mettere. Adesso te. Andiamo avanti. Tu vuoi cadere meglio. Bastiano. Ma Bastiano, ti vuoi cadere meglio. Ma Bastiano, ti Amaleva!
Aspetta, va! Il fiume non si può passare. Lo facciamo passare. Oh, oh, oh. Allora io so quanto me l'hanno fatto. Attenzione, a cura, a cura. Avanzate. Non passare, non mettere il re, o me. No, non mettere questo
Dalla cura del design, dal comfort, dalla manifattura sartoriale, dall'eccellenza dei materiali made in Italy, Cantù Artigiana Salotti è lieta di accogliervi nel punto vendita diretto per la Sicilia, per la progettazione gratuita del vostro living. Una tradizione fondata da artigiani di Puglia nella realizzazione di divani su misura. Le scocche in legno, le imbottiture indeformabili e i rivestimenti sono garantiti nel tempo. Dal 1960. Seguiteci su Facebook Cantù Artigiana Salotti.